Ciao amici, di nuovo Andrea Zoppian, bentornati a una nuova parte di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, quella che potrebbe essere l'atto finale, quello che potrebbe essere l'atto finale. Nell'ultima parte, Piton credo abbia ucciso Silente, è stata un po' confusa la scena come è stata rappresentata, fuggito insieme a Bellatrix, noi però siamo al suo inseguimento, ma sulla sua strada abbiamo incontrato costui che stiamo per affrontare, non ho idea di chi sia, perché non mi ricordo. È un mangiamorti, direi. E quindi lo stiamo per affrontare qui. Vediamo se riusciamo a sconfiggere tutti questi. Muovi rapidamente. Ok. Erano molto più facili combattimenti all'inizio, vabbè. Ma poco cane, non è possibile sta cosa. Attenzione, anche questo è un arrivo al tutto fini, come contro Malfoy. Can't hit me here, bro. Ah. Bellissimo, avete visto? Che mostro. Quindi potrebbe essere l'ultima parte questa, ma io vi saluto alla fine, vediamo cosa succederà. Ciao ciao tizio, che non si rialza, non ci insegue. Oddio. Ancora. Un altro. Round 2. L'avevo detto che questa parte sarebbe stata solo combattimenti. E sono stato profeta in parte, devo dire. Bella mossa, bro. Ti alzo, ti alzo, ti alzo, ti alzo, ti alzo. Poi il segreto è spostarsi da una parte all'altra. Bravo. Però lascia andare perché nel momento sbagliato. Questa la stiamo gestendo da grandi campioni, no? Guarda come non gli lasciamo proprio scappare. Io ricordo che nella parte precedente ci sono state alcune scene veramente orripilanti. Alcune delle cazzine più brutte che io abbia mai visto, devo dire la verità. Non sto scherzando, eh. C'era Silente lì, poi e poi è morto. Ed è morto anche lui. Bam, è tutto. Ciao ciao! Next one. Andiamo giù. Andiamo nel cortile. Gli stiamo inseguendo. Attenzione, è molto vicino. Stai attento alla cassa. C'è anche Malfoy. Oh no. Hellboy. Ron Perlman, signore e signori. Madonna quanta vita. Ok, forse non sarà l'ultima parte. Prima perché probabilmente morirò. Lontana, mi sta facendo tutto la stella di Twitch. Non so se abbiamo tanto male, sinceramente. Addirittura sto usando il proteggo, eh. È andato un po' in crisi, il nostro Ron Perlman. Aia, mi sa che non avevamo abbastanza margine per farcela. Anche se sinceramente ce la sta mettendo sul set per farci colpire. Aia, 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 no! Ed ha vinto il signor Oscuro. No, è morto, è finita. Il signor Oscuro ha vinto. Ci ha provato a farmi vincere in un colpo solo, eh. Guardo in cagnesco. Adesso bisogna assolutamente colpirlo fin da subito. Io non si sta impegnando particolarmente. L'abbiamo schivata, lag.
attenzione. Torna sotto. Non siamo neanche con il film in realtà. Non finché usa Prosecco perlomeno. Sarà fermo. E purtroppo la traiettoria standard della cosa non è così. Non è da. Non è proprio l'ideale. Oh madonna. Ovviamente questa volta non si sta neanche provando, eh. Cioè adesso sta un po' calcando, ma poi non è giusto, loro usano tipo magie molto più potenti. Oh. Proteggo Ron Perlman, sei elvo e mica base. Attenzione che è tornato sotto lui stavolta, eh. Si è ricordato davanti. Aia, aia. Para, 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 para. Veloce, veloce, veloce. No! Questa non sarà l'ultima parte di Harry Potter, perché io vi giuro, questa parte non finirà finché non avrò ucciso lui. Non me ne frega niente. Siamo qua tutta la giornata. Anche perché questo è l'ultimo giorno che posso fare video fino a giugno, quindi tanto vale, no? Vabbè, forse c'è la pausa di pasto, se mai dove posso tornare a provare ad affrontare questo anno. Attenzione, una volta meglio, porta avanti, prova lui a colpire, non lo fa, oh, torniamo sull'attacco. Bella questa, questa è stata bella, questa sequenza è stata fantastica, stupeficium, proteggo, ecco, ha funzionato, e poi subito stupeficium a seguire. Io non possiamo perdere, anche se adesso sta un po' colpito, ma dai, non possiamo perdere questo tiro, abbiamo un vantaggio abissale. Da che ogni volta si impegni di meno qua. Vabbè, il boy da fronte è buono. Ma è fortunato, è appena lascia andare il coso è morto. E lo sa anche lui. Ed è così. Stop, guarda, posso anche andare i fuochi d'artificio. Potter appartiene al Signore Oscuro. Lascia. Ci ha ammazzato due volte, oh. Vieni qua, Piton. Forse sarà l'ultima parte. Vediamo, attenzione, siamo sul ponte. Hagrid, no, c'è scritto anche capanna. Ed è scomparso. No! Silente, morta! Ma come cazzo è esplosa qua la capanna di Hagrid? Presumo sarà l'ultimo confronto contro Bellatrix. Senti, attenzione, fate bene Bellatrix, ha anche un vantaggio di vita. Ma che cazzo, e non ne approfitta Bellatrix. Siamo qua tutti fortunati. Bellatrix parte con un vantaggio di vita, ma attenzione Harry, prova a spostarsi indietro, avanti e indietro, e riesce un po' a spaccare le difese di Bellatrix. Attenzione, ancora tutto da giocare questo scontro. Bellatrix adesso si nasconde dietro qualcosa. Bene, prova a tornare sotto adesso, prova ad andare giù a valanga. Prova, lascia, di nuovo, proteggo, di nuovo. Però bravo Harry che qui ne approfitta, bravissimo Harry. Guardate questa tecnica di girare intorno, sta proprio funzionando. Bilancia bella, perché qui viene colpita, attenzione. Ha rotto la difesa, guardate che non riesce a stargli dietro, non riesce a stargli dietro. Pazzesco Harry, grandissimo Harry. In difficoltà Bellatrix che è rimasta disorientata per qualche secondo ed è stata colpita. E arriva e non lo prende più. Bellatrix sta per andare giù. Ancora due colpi. E va giù. E va giù. Grandissimo, va giù. Abbiamo vinto. Signore Oscuro. Scusa Elena, ma non è un carte. Dona Jack in Barton. Oh cazzo.
È arrivato dal nulla, però Peter. Vai. Ragnatela. Sectum Sectra! Ma che cazzo? Tu hai il coraggio di usare i miei incantesimi contro di me. Non è che non funzionano, se non sono contro di te, in teoria. Sì, sono io, il principe mezzo. Mazza, la musica si è alta. No, Claudio Moneta, no! Lo sapevo fin dall'inizio. E Hagrid non è morto. Com'è possibile? Stai bene, Harry. Non preoccuparti, Silente sistemerà tutto. Lui sì che sa cosa fare. Già. Hagrid. Silente? E chi era questo con il marchio nero? Chi è stato? Grande Patrick Stella. Dov'è Silente, Harry? Dov'è Silente? Potrebbe essere ovunque. Eccola, la Fenice. Che esplode, immagino. Potremmo far arrivare domani l'espresso per Hogwarts. E che ne sarà del funerale di Silente? Non dovrebbe mandare a casa gli studenti. Vorranno restare per salutarlo. È morto, Harry. Cosa saluti a fare un morto? Non ti può salutare indietro. E niente, questa sarà la prossima immagine per le prossime 20 ore. Funerale vichingo? È stato Piton. Lo vediamo. C'è sempre stato dietro Piton. E io non ho fatto nulla. È strano pensare che è un frammento dell'anima di Voldemort. È un falso, c'è un biglietto dentro. Qualcuno ha rubato quello vero e adesso dovrò trovarlo per finire ciò che Silente ha iniziato. Finiremo insieme. Non crederai di poter trovare da solo tutti quegli Horcrux. Signori, secondo te questa è quando inizia a non piacermi più Harry Potter. Lo dico, lo posso dire. Là fuori. E ho intenzione di distruggerli tutti. Bello questo cambio di inquadratura. Se incontrerò Severus Piton sul mio cammino, peggio per lui. Cosa succede? Ah, è finito. EA Bright Light. Produttore esecutivo Jonathan Bonney. Campbell Askew. Mario Donofrio. Non ci credo, abbiamo finito il sesto, signori. Il sesto! Cazzo. Adesso però entro... Cioè, adesso no. Il primo momento in cui avrò tempo, che lo posso dire, potrebbe anche non esserci mai, perché ho dei progetti nel mio futuro che potrebbero portarmi lontano anche da questa serie e da questo computer. Comunque, se mai andrò avanti, arriviamo al settimo. E come ho detto, è un territorio oscuro, perché non ho mai giocato agli ultimi due, quindi dovrò procurarmeli più avanti, quando saprò di avere tempo. Niente, cioè, pazzesco. Però come ho detto, questo è quando Harry Potter inizia a piacermi di meno. Mentre eccoli qua i doppiatori. Doppiatori sbagliati. Tom Felton che doppia doppia cosa, bravo. Rowe Wesley e Rupert Grint. Dai, si è autodoppiato. Non ho visto gli altri doppiatori. Ho visto il doppiatore giusto di Dean Thomas, che vediamo anche nel mitico Madre, attenzione, questi sono i doppiatori francesi. Vuol dire che tra poco arriva Claudio Moneta. Quelli italiani. Comunque, come dicevo, non mi piacciono gli ultimi due, perché per me Hogwarts è Harry Potter. Cioè, non c'è Harry Potter senza Hogwarts. Per me Harry Potter è essenzialmente, sapete, come ho già detto negli altri giochi, anche quando c'era quello scocciatore. Cioè, non è... Oh, eccolo qua, attenzione! Claudio Moneta! Screenshottatelo! Alessandro Zurla. Grandissimo Claudio Moneta. Doppiatori Spagna, Claudio Rodriguez, Albus Silente, Harry Potter, Axel Amigo. Va bene. E niente, Hogwarts, cioè, è il sogno, il gioco di Hogwarts, tipo, il Bullis, la Canis Cane Medit, come si chiamava ai tempi, almeno sulla console, computer invece si chiama Bullis, Scholarship Edition, qualcosa del genere. Però Hogwarts, ti prego, Rockstar, fallo.
Rockstar, fallo per noi, non la IA. Rockstar, tipo va in giro a pestare la gente. Hagrid il gigante. What? Gregory Goyle. Yannohov. Sì, quindi gli ultimi due, che tra l'altro mi è stato detto che sono tipo Call of Duty Harry Potter, perché tipo mi sa che sarà tanta bacchetta e tanto smashing dei bottoni, come in questo, però di meno. Immagino in questo. Wiesława Mazurkiewicz Luckiewicz in Polonia doppia la professoressa McGranite. Quindi sì, mi sa che faranno schifo gli ultimi due. Ma la classifica quale sarà alla fine? Lo scopriremo soltanto vivendo. Beh, ci ho messo 3 anni e mezzo per farne 6. Fare gli ultimi due, quindi quanto ci metterò? Altri 3 anni? Boh, che poi 3 anni e mezzo in real life. Poi sinceramente non so questo video quando mai uscirà. Perché devo anche fare in modo di farli uscire, no? Anche se poi in realtà ci ho messo 1000 anni per... Insomma... No, in realtà li posso ben far uscire anche in tempi abbastanza celeri. Due di da settimana, sì, questo qua uscirà. Boh, perché non mi ricordo, in questo momento, mentre sto facendo questo video, non mi ricordo quando è uscito l'ultimo. Mentre qua passano tantissimi nomi, mi sono perso chi siano queste persone, cosa abbiano fatto. Seferino Gallardo. Sono in ordine alfabetico. Boh, io sto per rispetto facendo passare tutti i titoli di coda. Credo che sia anche la prima volta che vediamo i titoli di coda in Harry Potter. Non sono sicuro. Comunque, ecco, ho avuto questa idea. Però poi non so se... Anzi, non la dico neanche, perché se poi non lo faccio sembro un cretino. Quindi se farò questa cosa la pubblicherò sulla pagina di Facebook. Ecco, utilizzerò la pagina di Facebook. Un evento in onore di un altro evento. A voi l'immaginazione, ecco. Sarà piuttosto dura fare questa cosa, Quindi non... Se riuscite a capirla e pensate che sia giusta, ed è giusta anche se non lo sapete, Alexander Feist, intanto, traduttore e localizzazione. Se poi, insomma, se capite questa cosa, anche se non lo sapete al 100%, e succede... Sarete contenti, forse. Se non succede, non vi cambia la vita, perché non saprete mai se avevate ragione o no. Forse sono un po' troppo complicato. Intanto, passano i nomi. Io ringrazio tutti per aver visto questo gameplay. Come al solito, lasciate ogni speranza voi che entra. No, non lo so. Spero abbiate fatto... Tanto J.K. Rowling al ringraziamento. Tutti i nostri amici di Warner Bros. I appassionati di Harry Potter. Eccoci qua. I siti di appassionati di tutto il mondo. Gli studenti e personale. Non c'è ringraziamento a Zio Papillon. Questa è un po' una delusione. Cosa volevo dire? Niente. Ringrazio tutti per aver visto... questo gameplay, alla fine, penso sia il peggiore che io abbia mai fatto. 2003? Ah no, ok, la licenza, ok. Tema di Edvige. Ok, sono finiti. Vediamo cosa succede. Oh cazzo, avete visto quella cosa? Eravamo in mezzo al nulla. L'avete visto? Avete visto anche voi? Rilascia più mini stemmi quando l'oggetto diventa più luminoso. Ah, ok. Un italiano abbastanza approssimativo come il mio. Eccoci qua. E niente, siamo ancora a Hogwarts, ma ovviamente non abbiamo più nulla da fare. Quindi io vi saluto. Da Zio Papillon della Zio Papillon è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Però io vorrei anche dare l'addio a Hogwarts, che nel prossimo gioco credo proprio sì che non rivedremo, se non... Classic Potter. Credo proprio che nel prossimo gioco Hogwarts non lo rivedremo, a meno che non ci siano delle cutscene. Infatti, se non mi ricordo male, nell'ultimo che ci ritornano per la battaglia finale. Spoiler! Quindi, insomma, Hogwarts ci ha accompagnato per questi 6 giochi. È stata l'unica costante insieme a tutta la merda che ci hanno propinguato nei primi 6 giochi, però...
Sinceramente, quando io sono Hogwarts, mi sento un po' a casa. Cioè, senso, capito? Non letteralmente, però, cioè. Io mi sento sempre bene, sono sempre contento di giocare al gioco perché c'è Hogwarts. È così un bel pensiero che possa esistere una cosa del genere, no? Penso che siete d'accordo con me. Adesso, non è il livello da farci fanfiction strane, non scrivete quelle cose, non leggete quelle cose, per favore. La stessa cosa vale per altre mille storie diverse, mille mondi fantascientifici o fantasy diversi, tipo Doctor Who, sto guardando te, sì, lo so che ci stai pensando. E la stessa cosa vale per Harry Potter. Comunque a parte questa divagazione, sto mangiando una banana. Hogwarts è sempre stata qui. Infatti guarda come sto guardando. Anche Harry lo sa che adesso ci aspetta un sacco di merda. Perché non solo troveremo tante cose negative nei prossimi, ma non avremo neanche un'ambientazione così fantastica come Hogwarts. Vabbè. Quindi, giusto perché l'ho tirata avanti per tipo 10 minuti che è finito il gioco, quindi sarete già andati via, quindi per chi è rimasto, da Zeva Peon, The Real Zeva Peon è tutto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, come al solito vi ricordo che esiste la pagina di Facebook, dove magari qualcosa uscirà prima o poi, ho fatto qualche riferimento prima strano, di qualcosa che potrebbe succedere nel futuro. Saluto anche lo scocciatore, ciao scocciatore, che è stato qui nelle prime sei parti, dopodiché di fatto tutto il mio audience è scappato. Chissà se tornerà per gli altri due, vedremo. E niente, appuntamento al prossimo Harry Potter e i doni della morte, parte 1. Quando comincerà? Prima o poi vi arriverà la notifica, no? Spero che sia domani, che sia nel 2030. E sono più... penso che siano più possibilità per la seconda, purtroppo. E saluto per l'ultima volta Hogwarts. Grazie Hogwarts per tutti i ricordi. Non ti dimenticheremo. E un pensiero finale va ad Alan Rickman, che purtroppo è deceduto durante questo gameplay. Non nel senso che è deceduto nel gioco, è proprio deceduto nella vita vera. Il tuo ricordo sarà sempre con noi. E il tuo ricordo sarà collegato ad Hogwarts. Commovente, vero? E te? Vabbè. E se state guardando questo video nel 2094 e avete visto anche tutto questo Let's Play Walkthrough Gameplay, quello comunque... non so neanche quale sia la terminologia giusta, immagino walkthrough. Se state guardando questo, avete visto tutto il resto prima. Nel 2094 vi do appuntamento a I doni della morte, forse. Ciao, principe mezzo sangue. E... sono un fantasma! A presto! Hogwarts. Addio.